Abbiamo deciso di presentarla al pubblico e alle autorità. Noi abbiamo invitato anche la commissaria prefettizia, ma non è venuta, sarà stata impegnata. In ogni modo ci sono delle belle persone che sono venute, perché noi vogliamo proprio sensibilizzare i cittadini di Crotone, oltre alle autorità, su questo progetto che è Italia Nostra, grazie ai suoi volontari, Pino, Tonio, Doriana e Alessandro, ha potuto realizzare da 3 anni a questa parte. E, è una realtà in discesa Castello, basta andare a vedere, nel terrapieno che era l'ex Orto Candela, un'area in degrado e che ora assolutamente riqualificata, restituita alla fruizione dei cittadini. Però questa fruizione non può essere totale, perché non si può aprire un'area che è stata affidata in gestione unicamente verbale, senza alcuna documentazione scritta, senza alcun accordo scritto all'Associazione Italia Nostra. Quindi noi chiediamo alla commissaria prefettizia, come l'abbiamo chiesto all'amministrazione precedente che purtroppo è caduta e quindi non ha fatto in tempo, a voler firmare una convenzione con l'associazione, con i volontari dell'associazione, in modo da poter aprire questo spazio verde, quest'orto urbano, giardino botanico di 4.300 metri quadri, che non è poco, vicino al castello di Carlo V, quindi a Castello Fortezza, in un'area molto antica, molto bella. Una volta che c'era la convenzione, come funziona? Sì, allora la gestione sarà ufficialmente affidata a questi volontari di Italia Nostra, che, ripeto, sono assicurati dall'associazione. Poi si prenderanno gli accordi anche sull'apertura e la chiusura di questo giardino orto, quindi ci saranno gli orari e naturalmente si potrà visitare. La manutenzione sta ai soci di Italia Nostra, a questi volontari, quindi quei cittadini che vorranno visitare nelle ore consentite lo potranno fare liberamente, naturalmente rispettando le specie che ci sono, piante medicinali, officinali, c'è una parte dedicata agli alberi da frutto, ci sono 15 ulivi, piccoli ulivi che stanno crescendo, ci sono varie specie di corbezzoli, eccetera, quindi si possono fare attività di educazione ambientale per le scolaresche o per gli studenti anche delle medie. Per invece per gli adulti sarà un momento di relax e di riposo e anche di godimento di profumi della natura, un modo per ritornare al tempo, buon tempo antico.